Ciao amici, buongiorno e bentornati sul canale dei Bancomatti. Sono Miki e vi do il benvenuto. Oggi vi voglio parlare del volantino Bennett riguardo i giocattoli, diciamo le spese sui i consigli sui giocattoli natalizi con le promozioni annesse. Intanto volevo subito rubarvi un minuto con il successone che sta facendo il servizio di messaggistica WhatsApp dei Bancomatti, dove per la prima volta, proprio perché è così, le offerte vengono da te. Ti consiglio di entrare su tutti i nostri social o magari guardare il video che abbiamo pubblicato ieri in cui ti spiega questa iniziativa qua. Praticamente devi salvare il numero dei bancomatti che ti diamo, che ti metto anche qua sotto. Devi mandarci un messaggio WhatsApp scrivendoci solo autorizzo alla ricezione dei messaggi o una frase analoga, giusto per farci capire che sei interessato. Poi, da lì a questa parte, ti metteremo in un servizio di messaggistica completamente gratuito che viaggia su WhatsApp con la connessione dati, quindi non ci sono costi di SMS, non c'è proprio nulla da pagare, è proprio un servizio che facciamo noi per la nostra utenza. E con cadenza di 1 o 2 volte al giorno manderemo dei messaggi con delle promozioni attive, con delle news nel mondo del risparmio, sempre annesse alle promozioni, qualche segnalazione, qualche foto, qualche cenno e qualche consiglio. Ti consigliamo perché ha funzionato veramente tanto. In una settimana, ma in una settimana, abbiamo raggiunto i 500 contatti. Io vi dico, ne abbiamo parlato nel gruppo Facebook dove ci sono 1800 utenti. Ci siamo capiti? Di questo servizio abbiamo già raccolto in una settimana 500 contatti. Cioè, per farvi capire la potenza e quanto è piaciuto questo servizio. Poi, è inutile dirlo, se per caso poi non vi piace, basta scriverci perché la conversazione è one to one, non è un gruppo, è un canale, è una cosa totalmente diversa. Quindi tutto quello che scriverete voi in risposta ai bancomatti lo leggeranno solo i bancomatti. Quello che scriveranno i bancomatti arriverà a tutti, è già una cosa un po' diversa. Poi abbiamo comunque l'opzione di scriverci in privato e risponderci, non ci sono mai problemi. Niente, tuffiamoci nella promo di oggi. Allora, vi lascio qua sotto il sito di Bennett, in modo che riuscite a selezionare il vostro punto vendita. Io ho selezionato, come vedete qua nella frecciolina, quello di VapriOdad, che è quello più vicino, e tutti dicono che questo è il volantino migliore attualmente sulle promozioni dei giocattoli. Vi ricordo anche che ieri abbiamo fatto uscire un articolo in cui vi insegniamo a scaricare e a trovare dei buoni sconto su buoni sconto appunto attivi sulla spesa, sui giochi, quello che è, anche da Iper. Però questi buoni sconto di Iper sono validi nel weekend. Nell'app di Iper c'è persino un buono sconto da 50 euro su una spesa da 150. Quindi ci siamo capiti. Cioè, questa qua di Bennett è una meccanica diversa. La meccanica di Iper comunque già non li tiri fuori meno. L'unica cosa è valida pochi giorni. Sembra solo il 9 e il 10, sabato e domenica se non sbaglio. Comunque c'è anche l'articolo sul blog, lo trovate in alto. Nel caso ve lo metto anche qua sotto. Allora, diamo una sfogliata a sto coso. Intanto mandiamo un saluto agli amici di Bennett, eh. Allora, io non l'ho ancora aperto ed è la prima volta che lo apro. Lo apriremo velocemente, se tanto noi a livello di prezzi ce ne intendiamo un po', quindi ha voglia. Allora, su oltre 300 giocattoli ti restituiamo il 50% in buoni sconto sulla tua spesa. Occhio, serve la card, quindi nel caso fate la prima per non trovarvi così. Questo tipo di volantino natalizio è partito ufficialmente ieri e durerà fino alla vigilia, quindi se avete nel bersaglio qualcosa di specifico andate subito, perché se no ci aspettate il 24. Ok, qua c'è l'informativa. 30% buoni sconto sulla tua prossima spesa. Regolamento. Promozione riservata ai titolari di Bennett della carta. Valida in tutti i punti vendita Bennett e Bennett Drive. Questo è potente, eh. Già qua si è aperta una parentesi gigante che controlliamo. Cioè, perché se uno se li può ordinare anche da casa senza ammazzarsi e può andare a ritirarli allo stesso prezzo, è già una cosa super. Acquistando uno o più giocattoli tra oltre 300 della nostra selezione, quindi ok, è una selezione, sarà possibile ricevere direttamente alla cassa uno o più buoni sconto pari al 50% del valore speso. Ok, potentissimo, più di 300.000 pezzi. Rischio. Non danno diritto allo sconto, videogiochi, console, DVD, articoli di cancelleria. Il buono sconto sarà utilizzabile
dall'8 di novembre al 31 dicembre e sarà valido solo nei punti vendita di emissione e nel drive di riferimento. Il buono non è cumulabile con altri buoni sul totale della spesa, ok, sia della stessa promozione che di altre promozioni, ma cumulabile con buoni di reparto di prodotti. No, aspetta, ma cumulabile con buoni di reparto di prodotti, virgola. Non dà diritto a resto ed è utilizzabile unica soluzione solo su spese superiori al valore del buono. Il calcolo è sempre al netto di altri sconti o buoni usufruiti, esclusi quotidiani, libri, card Bennett, abbonamenti e balle varie. Vediamo, diamo una sbirciata. Quindi ci ridanno il 50% di sconto spendibile dall'8 di novembre al 31. Ok. Vabbè, sono già buoni, i giochi in scatola già sui 19 euro, ok. Vabbè, sul lato femminile mi ricrea la moda. Occhio agli stilisti in casa. Andiamo avanti. Vabbè, tutto il set bar. Mi fischio, però già qua 9 euro. Vestitini. Ok, diciamo che ora si parte con le femminucce alla grande. Bambole di stoffa 1,90 euro. Questo è Lego. Sì. No, Barbie. Casa vacanze della Barbie. Girabri. Mischio, qua il disastro. Queste ce le chiedete veramente in tantissime. Eh? Tutto sto merchandising, LOL sul price. Fischio, che disastri che tira giù. Ok, si parte col Frozen. Che siamo in ballo col Frozen 2 dal 27 novembre al cinema. Preparatevi, perché poi quando partono le canzoni, partono le canzoni. E Frozen tira su certi tormentoni. Ok. Buono sconto del 50% per il regolamento. Ok. Bene, diciamo che ora si è partito abbastanza bene. Spade di Star Wars. I treni. Questo qua l'abbiamo visto sempre a un prezzo veramente interessante. Comunque, già solo il fatto che abbatti il costo del 50 col buono spesa. Transformer. No, Maxi Robot. Belle piste, tutti i giochi radiocomandati. Ah, però ce n'è di roba veramente bella, eh. Ora, diciamo, questi qua sono veramente fighi. Questi sono uno rari da trovare, ma veramente rari, eh. A parte lo Yoda, così quasi quasi me lo vado a prendere anch'io. Non vedo l'ora di mettermelo qua in tutto l'angolo merchandising. Aspettate che l'ho chiuso. Teniamo Yoda come segnalibro. Eccolo qua. È il Buzz Lightyear. Il Buzz Lightyear di Toy Story 4 è veramente. No, aspetta un secondo. Non ho capito se ridanno il 50% anche su questa roba è un disastro. Sulle carte dei Pokémon. Non l'ho capito. Devo leggere bene. Devo leggere bene sta cosa. Perché se. Adesso mi è sorto il dubbio. Non so se ridanno il 50% su tutto questo volantino o su dove è citato. Però se lo danno su tutto. E lo danno anche sulle carte dei Pokémon. È veramente un casino, eh. Perché infatti, a parte che c'ero andato l'ultima volta da Bennett e li avevo visto comunque una bella, perché molti questo tipo di prodotto lo acquistano in negozi specializzati, tipo anche GameStop e quant'altro, ma se si può comprare da Bennett e ti ridanno indietro il 50%, io vi dico anche voi, adesso ci informeremo, chiariremo la cosa, però vi dico, qua dentro ci sono comunque delle carte. Uno oltre a essere rare, però le carte sono anche bustine, perché sono pacchetti. Vediamolo, box di carte Pokémon GX. Vi faccio vedere. Pokémon GX, quindi per tutti gli appassionati. Tipo quello lì, fatemi vedere. C'ha il bordino giallo e c'ha. C'ha il bordino giallo, vediamo se è lui. No, non è lui. Ma quanti ce ne sono? È questo qua. Vabbè, prendiamo riferimento da Amazon. Che già. 19 contro 20. Cioè, io dico battere Amazon è difficile.
Quindi, signori Bennett, beccatevi l'applauso. Questo si chiama... Ok. Vi dico, dentro qua, comunque, come vedete, ci sono le buste. E le buste, cari miei genitori, uno il costo, ma due, potete anche metterle via e darle in un secondo momento. Metterle anche nella calza della Befana. Cioè, una cosa del genere è veramente... A parte la tartaruga ninja, fischio, guarda che bella. Prima chicchetta esagerata. Me lo segno da approfondire perché è una cosa veramente, veramente interessante. Poi mi metto l'appunto, mettiamo Pokémon. Volantino Bennett. Lo vediamo qua sul computerino perché è proprio una cosa importante. Ok, proseguiamo. Gormiti. E qua ci facciamo male. Ma qua ci facciamo veramente, veramente, veramente male. Qua ci facciamo male, sì. Allora io vi dico, questo sparirà. Questo sarà la cosa più difficile da trovare. Perché se... A secondo... Ok. A parte il Lego Friends, mandiamo un messaggio alla nostra amica Paola. Il villaggio del castello di Arendelle. Questo qua. Il treno della Lego. Tu lo paghi 100, ma ti ridanno un buono da 49. Il 7 è il 60197. Vediamo un secondo. Adesso vi spiego una cosa, perché è tanto 60197. Questi treni, prendo Amazon di riferimento. Non mi ricordo quanto costava. Guardate che lo fa Amazon. 113, perché già andato a ruba, non è nemmeno in Prime. Però il prezzo è quello. Allora vi spiego una cosa. Il treno che c'era prima, questo qua ha sostituito il 60051, che è quello bianco dell'alta velocità. Questo qua. Noi ne abbiamo presi comunque due e uno l'abbiamo regalato nella lotteria che mi hanno fatto i bancomatti. Questo treno qua è sempre, io vi parlo del passato. Questo treno qua costava anche lui 120 euro. La cosa è che dentro c'è tutto il kit remoto. Come vedete qua c'è tutto il kit remoto, il telecomando, il motore, il telecomando, motore, telecomando infrarossi, motore e quant'altro. Solo il kit remoto costa 60 euro ad andarlo a comprare, tutto insieme. Quindi vi dico, se in questo... Aspettate che chiudiamo questa schermata qua, se no ci confondiamo. Se in questo, che non ve lo so dire in quanto abbastanza recente, però vedo il telecomando. Vedo il telecomando qua, se anche lui, però non c'è la foto del retro. C'è solo la foto così. Però penso che si possa... Vabbè, i binari, quant'altro e via. Non c'è scritto di più. Include, contiene un locomotore motorizzato. Ok, contiene un locomotore motorizzato con telecomando Bluetooth a 10 velocità. Sezione anteriore apribile. Pantografo sul tetto, include marciapiede con due posti, tre tazze, sì, ok. Però per farvi vedere, aspetta che cerchiamo un secondo. Lego remote control. Il telecomando, questo è quello vecchio. No, vabbè, non perdiamoci, dai, non perdiamoci. Comunque, a parte che il prezzo è già buono. Come potete vedere qua c'è anche disegnato il telecomando. Se c'è il telecomando dentro, tanto lo vedete subito quando girate la scatola. Per me c'è, perché questo è andato a sostituire appunto l'altro bianco. E questo è un affare. Io vi dico, lo pagherete, se va appunto bene, 50% 49,90. Questo treno qua e tutti gli altri si possono trovare in offerta difficilmente. Mi ricordo anche Carrefour l'aveva messo a un prezzo veramente buono, ma non a questo prezzo, ma non a questo prezzo. Poi, anche una cosa non ufficiosa. Dopo Natale, Esselunga mette sempre i Lego in offerta, dal 28 in poi, con sconti esagerati. Io mi ricordo che ero impazzito, avevo fatto anche tipo 15 km per andare a trovare il 60051 alla cifra di 58 euro. E qua te lo vai a prendere a 49 euro dal Bennett, perché appunto te li danno il buono. È veramente, questo è veramente un affare.
veramente un affare. Poi tanto di sicuro tutti gli amici del mondo Lego lo sapranno, però preparatevi, se volete il treno, correte. Vabbè, a parte Ninjago, il Technic, anche qua. Questo è bellino, però vabbè, sappiamo che i treni della Lego sono sempre affascinanti. Proseguiamo. Playmobil, per quelli un po' più piccinini. Se, cioè, vi dico, occhio perché Playmobil ha buttato fuori anche la linea dei Ghostbuster. Quindi se riuscite a trovare qualcosa, io sono andato recentemente e avevo trovato lo Stay Puft, l'omino dei Ghostbuster, veramente, veramente bello. Poi, proseguiamo. Ok, scioperina con sorpresa. Questo come presentino ci sta. DVD, ma c'è scritto che non danno indietro il buono. Una collezione morbida. Vabbè, poi ci sono come tutti gli altri giochi per i più piccolini. Costruzioni, per chi ha dei piccoli maestri imprenditori edili in casa. Ok, man mano che si scende con i peluschi. Adesso si partirà con puzzle e giochi in scatola, perché anche in questo periodo vado sempre a recuperare un giochino in scatola. Ok. Eccoli qua, partiti. E questi sono affari. Allora, già trovarlo a 25 euro è buono, ma recuperarci proprio il 50 è il top. E questo qua lo prendo da giocarci con mia mamma e pesciolini quando ero piccoli. Ok, l'indovina chi, Scarabeo? A parte che poi devo vedere se questi sono proprio tutti e 300 i giochi selezionati. Tanto farò una cosa, li scrivo magari bene, te li chiedo dalla storia lì dei Pokémon. Beh, i computerini. Quiz interattivi bellissimi, Nidò e Pongo. La lavagnetta per gli artisti. No, però dai, è bello vario, eh. Io sono di parte sul Lego. Hai calcetti. Perché questo è anche richiudibile. Calcio balilla salva spazio. Richiudibile in verticale. Vado a toccarlo con mano. Biciclettine, concorso con le pile. Bello. Questo lo farò. In quanto a me veramente le pile, uno, servono. E due, posso partecipare anche al concorsino. Infatti me l'avevano segnalato su sto volantino perché è il Buzz Lightyear. È veramente veramente bello. Questo qua è proprio veramente bello e costa un bel po'. Più promozionato con le Duracell, prendi le pile, Zac, e fai l'affarone. Terminato. Ok, amici, allora, con questo video analisi del volantino vi dico, è veramente una bella promo. Davvero. Io appunto sulla mia pelle sono andato in giro per cercare comunque i Lego e sui prezzi così me ne intendo un po'. Vi dico, quella è bella, è una bella offerta. Poi vabbè. Famiglie diverse, esigenze diverse, gusti diversi, capisco tutti quanti. Però valutate bene. Vi dico, se dovete puntare a quello, correte. Anche se non avete fatto l'albero, incartatelo e mettetelo via, perché quello di sicuro sparirà. Allora, amici, io vi mando un grandissimo saluto. Vi ricordo, seguiteci su tutti i nostri social. Vi mando un cashback dal Bancomatti. Un saluto ad amici da Fuzzichere e dalla Banco Famiglia. Vi aspetto su WhatsApp. Ciao!